Bentornati MTIers, il 22 aprile è la giornata della Terra, una ricorrenza da ormai 51 anni. Perché è stata istituita e perché è così importante preservare il nostro ambiente? Andiamo a scoprirlo! Casualmente, poco prima di questo 22 aprile 2021, ho fatto una live riguardante gli anime giapponesi anni 70 e 80 e nel sondaggio fatto al pubblico ha vinto nettamente l'anime Conan il ragazzo del futuro. Non entro nel merito della storia, magari ne farò un video d'approfondimento, ma vi basti sapere che questo anime di Miyazaki, ora disponibile su 4Vid e Prime Video, ha contribuito tantissimo a forgiare in me l'animo ambientalista e l'idea di trovare equilibrio tra natura e tecnologia. Sfrutto anche l'occasione per ringraziarvi della presenza nelle live e nel continuare a seguirmi, partecipare e ovviamente per tutti i like che mi lasciate. Per i nuovi non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ma perché nel 1970 le Nazioni Unite hanno deciso di istituire la giornata della Terra? Tutto merito delle pressioni del crescente gruppo ambientalista mondiale che dagli inizi degli anni 60 si stava organizzando per porre l'attenzione delle persone sulle problematiche ambientali del nostro modello di sviluppo industriale. L'importanza di avere una giornata mondiale della Terra non è di poco conto, serve per poter focalizzare l'attenzione sulle problematiche spesso escluse dalle prime pagine dell'informazione e quindi far conoscere alle persone i problemi che stiamo creando al mondo in cui viviamo. Inoltre è un segnale per rivendicare il fatto che si tratti di un problema di tutta l'umanità che va affrontato a livello globale facendo accettare a tutti gli stessi vincoli ecologici. Inutile far notare come alcune aziende di paesi ricchi, costrette a rispettare certi vincoli in madre patria, andando ad operare in paesi poveri con meno restrizioni e controlli, possano provocare danni ambientali che a loro volta potrebbero creare vere e proprie diaspore di migranti verso quelle stesse nazioni ricche. Avete sentito la storia della farfalla che sbatte le ali e che genera un tifone dall'altra parte del mondo? Ecco, immaginatevi la stessa cosa, ma con l'inquinamento. Dobbiamo quindi essere tutti uniti nell'affrontare e superare questa situazione, con i paesi ricchi che devono accollarsi le loro responsabilità e supportare i paesi in via di sviluppo ad un rapido salto ecologico, perché in molti sottovalutano o non si rendono conto che la Terra è un sistema assolutamente chiuso dove tutte le risorse sono ben contingentate da milioni di anni e sprecarle, inquinarle o peggio esaurirle significa solo avvicinarsi sempre di più ad un declino della nostra civiltà. L'esempio più palese di risorsa non rinnovabile potrebbe essere il petrolio e tutti i suoi derivati, non solo i combustibili, ma anche tutta l'industria chimica della plastica. Il petrolio non è rinnovabile e anzi si è creato milioni di anni fa per una strana concatenazione di eventi e oggi noi lo stiamo consumando a ritmi così elevati che entro la fine del secolo potrebbe rimanerne pochissimo, bloccando di fatto tutte le nostre conquiste scientifiche acquisite e a cui siamo tanto abituati. Anche in campo medico. Un'altra risorsa che stiamo paradossalmente perdendo è la biodiversità alimentare, sia marina che terrestre, sia animale che vegetale. Lo sfruttamento intensivo sta facendo diminuire i tempi naturali di ripopolamento e ci fa esporre a malattie sempre più gravi che potrebbero devastare interi raccolti o allevamenti, creando vere e proprie crisi alimentari. Oggi siamo ben più di 7 miliardi, quando 70 anni fa eravamo poco più di 2. In realtà la vera risorsa non rinnovabile di cui dovremmo preoccuparci è l'acqua. Sembra una banalità vista quanta ne è disponibile sul nostro pianeta, ma non è tanto la quantità, ma la facilità di accesso e soprattutto la potabilità di essa che deve preoccuparci. Problemi di immigrazione provengono anche da questa mancanza dovuta a forti siccità dettate dal riscaldamento globale o, come detto poco fa, dall'inquinamento industriale. L'acqua potabile è la nostra più grande risorsa. Pensiamo solo cosa potrebbe accaderci se un giorno aprissimo il rubinetto e non uscisse più nulla.
Fortunatamente, dopo decenni in cui queste tematiche ecologiste sembravano appannaggio solo di un'elite di puristi, da una quindicina d'anni stanno sempre più a cuore alla società che le percepisce come impellenti. Ma attenzione agli specchietti per le allodole che geni del marketing e non solo ci stanno mettendo davanti agli occhi. La raccolta differenziata è fondamentale e tutti la devono fare, ma al tempo stesso i legislatori devono standardizzare i tipi di involucri e rendere l'identificazione per l'utente rapida e intuitiva. L'utilizzo delle energie rinnovabili è poi fondamentale, basti pensare all'aumento dell'efficienza di conversione dei pannelli solari di questi ultimi anni, ma non sono ancora tecnologie totalmente green, anzi, come per le batterie delle auto elettriche, spesso usano le cosiddette terre rare, che sono molto poche in natura e difficili da estrarre. Questo quindi le rende sì migliori su lungo periodo per l'impatto inquinante, ma le rende difficili da usare su grande scala, appunto per la scarsità di componenti e costi più elevati. Su questo ci sta venendo incontro la ricerca scientifica su cui bisogna investire i big money e che non dovrebbe essere solo appannaggio delle aziende private ma anche degli stessi stati che dovrebbero puntarci per avere tecnologia da mettere a disposizione a bassi costi. La formazione ecologica delle persone poi dovrebbe essere, a mio avviso, fatta a scuola già alle elementari assieme all'educazione civica. Questo non farà altro che creare adulti più attenti e responsabili all'ambiente e meno soggetti ai plagi del marketing. Una piccola luce in fondo al tunnel dell'economia dello spreco in Europa però inizia a vedersi. Tra poco sarà obbligatoria una classificazione come quella del risparmio energetico sugli elettrodomestici, ma che riguarda l'indice di riparabilità di quello che si andrà a comprare. Un modo per incentivare l'utenza a comprare prodotti che in caso di problemi possano essere riparati semplicemente ed economicamente e non sostituiti con il nuovo che ad ora spesso risulta più economico. Questo ci permetterà di contribuire a diminuire l'enorme impatto che come umanità stiamo avendo su questo pianeta. Con la speranza che questo giorno della Terra non diventi una mera carrellata di chi è più figo nel mostrarsi ecologista per un giorno, mettiamoci seriamente a fare la nostra piccola parte. Come ci hanno dimostrato gli eventi del 2020, molti dei bisogni che ci sembravano fondamentali in realtà erano solo illusioni del marketing. Vi lascio in descrizione alcuni link per approfondire il discorso e vi ricordo anche di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, commentare e condividere questo video. Grazie per essere arrivati fino alla fine e mi spiace di aver trattato solo una minima parte dei problemi che abbiamo creato su questo ecosistema. Auguro buona terra a tutti, al prossimo video. Ciao!